Il mamma Sherry Soul Food Shack è nei guai. Ci abbiamo messo tutti i nostri soldi e non ci stiamo ricavando nulla. I clienti non abboccano. È l'1:10 del sabato e il locale non è ancora preparato. Troppi cuochi e nessuno all'altezza. Ma faltiamo. Se arrivassi al lavoro mezz'ora dopo nella mia cucina, ti spedirei a casa a cercarti un nuovo lavoro. Per dare una svolta professionale a questa baraonda in una settimana, ci vorrebbe un miracolo. Sono andato. È ora di fare sul serio. Se non ti stacchi dalla cucina, ti giuro su Dio che il locale chiude. Ehi, giovanotto, hai bisogno di un missile nel culo. Non voglio perdere il locale. Brighton, una Londra sul mare, ricca di locali stracolmi di turisti affamati. A un tiro di schioppo dal mare c'è il Mama Sherry's Soul Food Shack. Offre classici dell'America del profondo sud. Buono, buono, buono. La grande Soul Mom, cioè Charita Jones, ha fatto da baglia a 33 bambini, ma gestire il suo primo ristorante si è dimostrato molto più impegnativo. Qui o funziona o va in malora. E io non voglio. Dio, ma è una baracca vera. Che casino. È questo? Piacere, Gordon. Ciao, benvenuto. È piccolo ma pittoresco. Sì, è molto intimo. Sai una cosa? Mi sembra di essere nel tuo soggiorno. Grazie. È esattamente quello che voglio. Passo qui dentro praticamente tutto il mio tempo. Quindi ho cercato di rendere questo spazio un po' più confortevole e familiare. Dopo 3 anni e mezzo, malgrado l'investimento economico e un impegno di 7 giorni su 7, Charita ha accumulato un debito di quasi 100.000 euro. Lo chef? Dovrei essere io. Ho una lunga esperienza come balia, quindi so cucinare. È una cosa che ho nelle costole. Nelle radici? Nelle costole! Nelle radici, nelle costole! Il Mama Sherry's ha 40 posti in uno spazio molto ristretto. Ma non è un grosso problema, perché durante la settimana è poco frequentato. Nei weekend funziona, ma purtroppo non basta per coprire un buco finanziario dal quale non riusciamo più a risalire. Hai guadagnato qualcosa? No, niente. Non un solo penny da quando ho aperto, ma è difficile capire perché. Ok, in tutta sincerità, quanto pensi di poter resistere ancora? Direi più o meno dai 3 ai 6 mesi. Massimo? Massimo. Niente clienti, niente soldi. Attento! Ok, vediamo la cucina. Charita è il cuoco, ma Brian è il suo capo cuoco. Chi comanda? Come va, amico? Bene, grazie. Sei tu che tiri avanti la cucina? Io non ci provo neanche. Sì? Non siamo convenzionali. Tu sei lo chef o il capo cuoco? Sono confuso. Beh, sono stato assunto come capo cuoco, ma poi a causa dei vari problemi finanziari... Continua pure. Mi sono preso una pausa. Chi scrive il menù? Scrive tutto Charita, praticamente tutto. Il tuo lavoro è più facile. In effetti come cuoco sì. Ti va bene, eh? Sì, come cuoco abbastanza. Un capo cuoco che non scrive il menù e lavora solo 35 ore a settimana. A questo punto mi dirà che non sa cucinare. Ecco qui. Pesce gatto fritto alla goujons con verdure saltate e salsa di ananas. È buono. Il pesce è molto delicato, ma il fritto è leggero. Ottimo. Grazie. Torno con la portata principale. Oh mio Dio. Nel mio piatto c'è un mucchio di roba mal disposta. Costine, pollo piccante jambalaya e mais e fagioli. Speriamo bene. Diavolo. Queste costine... tenerissime.
Devo dire che è buttato nel piatto senza cura particolare, ma ha un gusto fenomenale. Potrebbe essere la prima volta che torna in cucina con il piatto pulito. Grazie, delizioso. Grazie. E sai una cosa? Ho temuto che sarebbe stato piccante, invece l'ho trovato gustoso, moderato. Mi sembrava di essere tornato da mia madre dopo tanto tempo. Mangiare qualcosa fatto in casa è stato bello. Mi fai piangere. Però cambierei qualcosa. Certo, naturalmente. Ci sono alcuni aspetti da mettere a punto. Devo fare una foto a questo piatto. So che sembra pazzesco. Sembra pazzesco. Attento alla testa, attento. Oddio. Ho sfamato Gordon Ramsay. E ha pulito il piatto. Lo stile casalingo di Charita potrebbe essere un punto di forza, ma non funziona. Devo tornare in cucina e scoprire perché. Venerdì, Charita sta allestendo il servizio da sola, in un disperato sforzo di risparmiare denaro. In questo lavoro ogni tanto bisogna sporcarsi le mani. Marinare la carne, preparare i condimenti e i prodotti da forno sono aspetti cruciali dell'allestimento. Tolgo i residui. Ma friggere le ali di pollo 8 ore prima di servirle? Non può essere. Perché le prepari ora? Perché se le cuocio ora e le lascio raffreddare, quando arrivano gli ordini è soltanto questione di riscaldarle un momento e sono pronte da servire in tavola. Non si seccano? No, no. Sospetto che la vecchia e sana cucina casalinga non sia proprio così sana. Buon profumo. Molta roba arriva più dal freezer che dall'anima. Quanti freezer avete? 13. 13? Coi frigoriferi. Cazzo. Quando arriva Brian, non c'è più molto da fare. Capisco che tu non ti senti il capocuoco se Charita ogni mattina cucina tutto e tu arrivi e devi mandare i piatti in sala. Di fatto, tu non cucini. Arrivi e metti nel piatto. Metto nel piatto, infatti, e poco più. Hai perso la motivazione? Sì. Se il capocuoco di Charita ne ha abbastanza, spero che tutti gli altri collaboratori abbiano un po' più di grinta. Lauren è a contatto con i clienti. Ogni sera arriva con 10 minuti di ritardo. AD ha 20 anni e durante il giorno fa un altro lavoro. Autoriparazioni. Sì, mi piace, finisco alle 4:30 del pomeriggio. L'inserviente, Gavin, abita vicino, ma sembra che lavori solo quando ne ha voglia. Phil, il marito di Charita, di giorno lavora in libreria, per poi trasformarsi in barman e DJ. Ti divertirai un mondo. Non sempre, ma lo fa lo stesso. Questi e altri collaboratori fanno parte della stessa famiglia, i casinisti di Mom & Sherry. E quando è nella merda, pianta tutto con il passo di Michael Jackson? Sì. Oh, merda. Mi spiace fare il guastafeste, ma se si vuole avere successo negli affari, divertimento e professionismo non possono coesistere. Non è solo questione di quanto è buono il cibo, ma anche di come lo proponi. È decisivo. Brighton ha un segreto, il Mom & Sherry Soul Food Shack. Talmente segreto che perde 1.500 euro a settimana. Nessuno, alle 10:20 del mattino. In 3 giorni ne ho già capito il motivo. Ricevono un sacco di posta, non c'è che dire. Ma perché non c'è nessuno a quest'ora? Ridicolo. Primo, il cibo è buono, ma potrebbe essere molto meglio. Vuoi una mano? Dov'è Brian? Brian? Non lo so, sarà qui a momenti. Secondo, lo staff è numeroso, ma non tutti fanno del loro meglio. Sei in ritardo di almeno mezz'ora. Quando è così, che gli fai? Nulla. Nulla? Ora do una pulita. Fai anche le pulizie? Certo. Arriva, apre, porta le cose di sopra, fa tutto lei. Dovresti vergognarti, giusto? Charita prepara una certa quantità di pasta al forno con formaggio, che dovrà durare 2 settimane. Sta venendo piuttosto bene. Tolto dal fuoco, il suo cibo è irresistibile. La gente fa chilometri per un assaggio. Buono? Sì. Sicuro?
Ma come molte delle cose genuine che prepara, finisce nel freezer, dove perde per sempre tutta la fragranza e il sapore. Cucini da Dio. Non capisco perché poi congeli tutto. Appena fatto è così gustoso. Non è che voglio farlo per forza. Non è un obbligo. È più un'abitudine. Esatto. Dovuta a pigrizia. Ma tu non mi sembri pigra. Il pigro è lui. Più o meno. Sei un pigrone. Se tu ti presentassi con mezz'ora di ritardo nella mia cucina, ti spedirei a casa, a cercarti un altro lavoro. A dire il vero, non mi stupisce che Brian si defili un po'. Lavora in cucina da parecchio tempo, ma per risparmiare è impiegato a mezzo servizio. Non viene quasi mai coinvolto nella preparazione del cibo. C'è un po' di metodo nella mia follia. È tutto un po' raffazzonato. Sembra che sia raffazzonato. In realtà ogni settimana lavoro secondo un ordine ben preciso. E se non lo fai tu, chi lo fa? Lo faccio io. Ecco, appunto. Ok. È 1:50 di sabato, ora di pranzo. Il locale dovrebbe essere pronto per il servizio, ma non c'è un'anima. Brutto affare. Il sabato e la domenica sono fondamentali, ma Charita commette i tipici sbagli dei ristoratori in difficoltà. Pasticcio di carne? Sì. A 11 euro? Quello va bene. Ma qui sul menù vedo piatti a 20 euro. 22. Perché sono così cari? Ci pago le bollette. Me l'hanno consigliato in banca. A un certo punto ho chiesto, aiutatemi, come faccio con tutte le spese? E loro mi hanno detto, aumenta i prezzi. Quelli dicono sempre così, aumenta i prezzi. È vero, è stata proprio una loro idea. Un'idea da coglioni. Piuttosto sarebbe da rivedere il menù, limitando un pochino le proposte, aggiustando le porzioni, evitando gli avanzi. Il 60% sono ossa avanzate. Migliorerò il 40%. L'obiettivo di ogni cliente che varca quella soglia è avere un antipasto, un piatto principale e un dessert. Il giro d'affari potrebbe addirittura triplicare, se tu riuscissi a garantire questo. Ma prima di poter triplicare i clienti, bisogna trovarli. Se non vengono è perché non sanno che il cibo di Mama Sherry è da leccarsi le dita. Abbiamo la carne, le costine, il pollo. Che buon profumo! È vero, è ottimo. Ottimo! Il miglior testimonial è la stessa Mama Sherry. Non siate timidi! Non venite da me, vengo io da voi! Solo cibi freschi, da Mama Sherry's, appena girato l'angolo. Buono. Questo è vero e proprio cibo dell'anima, fatto con passione, che arriva dal cuore. È brava, un'autentica predicatrice della cucina e sta convertendo tutta Brighton. Cibo dell'anima, adesso ripetete con me, cibo dell'anima. Datele il là e comincerà a suonare. Buono, vero? Chi vuole le ali? Stavolta paghi tu, ma le prossime loro. Sono cotte? Buone. Non c'è dubbio che Charita cucini divinamente, ma ha assunto Brian come cuoco e comincio a pensare che sia davvero sprecata in cucina. Come si chiama? E io sono Mamma. Mamma? Brava. Per il servizio del sabato sera, il locale va rimesso in ordine. È chiaro che l'azienda è in gravi difficoltà, è giusto? Giusto. È vero. Sì. In questi giorni vi ho osservati. Fate i vostri comodi come se foste a casa. Tranquilli, scazzati. E questa donna, tu la tratti come se fosse tua madre. E questo deve finire se tenete al locale. Se non funziona, non soltanto l'azienda naspa e non vi paga, ma rischiate di restare senza lavoro, col culo per terra. Stando così le cose, tutti noi dobbiamo farci venire qualche idea. Ah, stasera non ti voglio in cucina. Tu devi stare a contatto con i clienti. E tu sei un ottimo cuoco. Grazie. Quindi, Charita, lascia che cucini. D'accordo, che cucini. Lascia le redini agli altri e staccati da questa cucina. Altrimenti ti assicuro che qui si chiude. Che gli altri facciano il lavoro per cui li paghi. Allora vado a truccarmi. Sono di sopra. La simpatia di Charita ha garantito il pienone per stasera.
ma se vogliamo farcela, in cucina deve funzionare tutto come un meccanismo ben oliato. Ehi, dice un altro ordine. Grazie. È ora di esigere professionalità. Gavin, porta giù gli antipasti, visto che sei lì con le mani in mano. Questi? Sì, grazie. Apri gli occhi. Se lo vedi lì, fallo lavorare. Stasera qui comandi tu. Proverai a Charita che sei in grado. A lei, a te stesso e a me. Non sorridere né ridere, serio. Coraggio. Non ridere. Buonasera. Avete già letto il menu? Sì? In sala, Charita intrattiene i clienti con molta disinvoltura. Vi va la pasta al forno? Certo! È fantastica, lo garantisco. Gordon ha grattugiato il formaggio. Brian ha fatto una scelta davvero capocuoco. I cibi precotti sono banditi dal menù. D'ora in avanti cucinerà al momento. Il pollo non è precotto? Bene. Hai trasformato questo posto in 20 minuti. Ma non del tutto. Viene utilizzato anche il cibo preparato da Charita giorni prima. E non è davvero il massimo della fragranza. A 6 euro. Scioccante. Carne spacca mandibole. Qui facciamo notte. Sta serio? La strada è ancora molto lunga. Potrei avere quel piatto al più presto? Un momento. Devo ancora metterlo nel forno. Sarà pronto tra breve. Quando? Dalle un tempo. 3 minuti. Fra 3 minuti, Charita. Da me. Grazie. Ciao. A dopo. Il ristorante è pieno, ma non bisogna perdere i clienti costretti ad attendere il proprio turno. Ancora 5 minuti. Volete bere qualcosa al mio pub? 5 minuti. Grazie. Brian, tutto bene? Dopo 2 ore, la cucina comincia a ingolfarsi. La fiducia di Charita in Brian comincia a vacillare. Aspettano da un sacco di tempo. E hanno pure i bambini. Hanno già avuto gli antipasti, no? Li hanno avuti, sicuro? Sono andati. E già inviati? Sì. Vero, Eddie? Cosa? Questi. Quali? Questi qui. Li sto facendo ora. Le ho detto che erano al tavolo. Per Brian, 3 anni in coma culinario sono davvero molto duri da superare. È in difficoltà. C'è un tavolo che ha ordinato prima di altri 5 e ancora aspettano gli antipasti. Le interruzioni di Charita non sono d'aiuto. Forza, Brian, concentrati. Che altro hanno ordinato a quel tavolo? Fa vedere. Ali di pollo e ali di pollo alla griglia. Allora, dammi qualcosa al più presto, per favore. Cominciano a spazientirsi. Mamma mia. Ecco qui. Al tavolo, presto. Sono desolata per l'attesa. Vi ho spiegato il problema. Prepariamo tutto al momento. Non può pretendere che il cibo salti nel piatto. Gliene parlerai dopo. Per il pollo ci vuole almeno un quarto d'ora, se non vuoi uccidere qualcuno. Quei piedini di maiale sono in pista? Coraggio, che prendono un sacco di tempo. Più stai qui, più perdiamo soldi. Cazzo! Che dice del polpettone di carne? Ottimo! Grazie, che vi dicevo? Che vi dicevo? La cucina si è ingolfata. Tu eri più nervosa del solito perché non controllavi direttamente e spuntavi spesso agitatissima. Tu ti sei un po' perso, Brian. Sì. Vero? Mi sono lasciato sopraffare. Ma hai colto il punto. Charita deve capire che occorre qualche minuto in più perché cucini al momento. A vantaggio del cliente. Ma penso che il ragazzo, con l'aiuto di AD, possa fare più in fretta. Molto di più. Tu che mi dici? Beh, è stato niente male. Per 3 anni e mezzo sono rimasta in cucina. Questo è il primo sabato sera che ho passato in sala. Ti hanno vista. Se vengono da Mama Sherry's, vogliono vedere te, no? E in sala mi sento più utile ed efficace. Il locale è tuo. Devi agire in prima persona. L'ho fatto e si è visto. Andiamo. Grazie. Grazie, ragazzi. Torno giù in sala. Voglio piazzare qualche altro dessert. Brian deve conquistarsi la fiducia di Charita. Bisogna che lavori un po' di più alla preparazione dei cibi. Numero 13. Per alcuni porta fortuna. Ma se gli manca il tempo di farlo, non migliorerà mai. E questa signorina?
Ha una bambina a cui badare. Claire ha trovato un lavoro. E io sto con la bambina. Bisogna pur pagare le bollette alla fine del mese. Quindi il martedì e il mercoledì non posso esserci. Al momento è così. Meno lavora in cucina, più Brian perde sicurezza come cuoco. 2 anni fa ha cucinato un polpettone disastroso. Voglio dimostrare che può farlo, e molto bene. Sul menù? Hai voce in capitolo? Molto poca. Se ne decido uno, lei arriva e cambia tutto. Direi nessuna voce in capitolo. Devi essere più forte. Se lei si concentra sulla gestione della sala, in cucina comandi tu. Devi importi. Il problema del polpettone di Charita è il bacon. Una volta cotto, è duro come il cuoio. Il bacon magro è più asciutto. C'è bisogno di un po' di grasso, ok? Quindi usiamo il bacon venato. Ne prendiamo un bel pezzo, come questo qui. E mentre cuoce, ammorbidisce il polpettone. Fantastico. Se punto i piedi per terra e dico, no, adesso si fa come voglio io, in cucina voglio poter fare le mie scelte, vedo che ottengo qualcosa. È una bella sensazione. Gratificante. Guarda che meraviglia. Il condimento mi sembra giusto. Insomma, non troppo salato. Direi che così va bene. È perfetto. Restituita la fiducia a Brian, posso concentrarmi su Charita. Cucina bene e ha un ottimo rapporto con i clienti. Oddio, ho un menù chilometrico. Ma in affari è una frana dichiarata. È più di un metro. Menù lungo, incasso piccolo. Com'è possibile? Accorciamolo. È un'idea. Il problema non sono gli ingredienti. 200 grammi di burro. Un ristorante è come una torta. Ha successo quando 3 fattori chiave funzionano in perfetta armonia. Aggiungiamo 200 grammi di farina. Il costo del personale, il costo del cibo e il tuo guadagno vanno combinati in una ricetta finché hai una bella torta. Ogni buon locale funziona così. Al momento la torta degli affari di Charita non è pronta. Ti faccio vedere che cosa succede regolarmente qui. I pochi clienti che ha le danno profitti pericolosamente bassi. Profitto molto, molto basso. Il cibo le costa parecchio e va a pesare su spese fisse piuttosto alte. Voglio farti vedere che succede se a questo aggiungiamo un alto costo del personale. C'è uno squilibrio. È più difficile, vero? Ma serve a confermare quanto dico. Non puoi completare una ricetta per il successo se parti da uno squilibrio. Posso chiederti quanto guadagni al mese? Al mese? Circa... prendo 300 euro a settimana. Ho la paga più bassa in cucina. 300 euro a settimana, eh? 1200 euro al mese. E lavori 7 giorni su 7. Esatto. Sei nella merda. Guadagno anche meno di AD. Un collaboratore part-time guadagna anche più di te. Sei troppo buona. Lo so, lo so. Davvero troppo buona. Deve finire. Sì, lo so, lo so, lo so. Con gli ingredienti giusti è una torta riuscita. Ma tu stai facendo questa. Pensaci, fammi sapere quale vuoi mangiare. Lo sapevo. Adesso mi metto a piangere. Non voglio. Non voglio perdere il mio locale. Ah, che diavolo. Non so se qui ho ritrovato la mia anima, ma Brian ha ritrovato il suo ruolo di capocuoco. E Charita si sta trasformando da mamma a titolare. D'ora in poi gestirà questo posto con il pugno di ferro. Nessuno è qui per passare il tempo.
Ma resta un problema fondamentale. Non ci sono abbastanza avventori. Ci vuole un'idea. Un escamotage che assicuri un flusso soddisfacente per tutta la settimana. La mia idea è vendere non i cibi, ma i tavoli. Quindi, un tavolo di 6, 6 posti, 14 a testa, 84 euro. Se funzionasse, ogni sera potresti guadagnare oltre 500 euro. E oltretutto, spenderanno la stessa cifra. In alcolici. Giusto. Si propone un appetitoso menù fisso con 3 portate per ogni tavolo. Si semplifica il servizio e si attinge al menù preesistente. Ma prima di presentare il tutto a Sarita, devo ravvivare un po' queste insalate decisamente spente. Che prezzo ha un'insalata? 6. 6 maledetti euro. Pensi che ciò che gli servi valga così tanto? No. Appunto. Ed ecco una bella presentazione, aromatizzata al cumino. Con olio d'oliva e lime. Ok? Visto che differenza? E ora aggiungiamo un po' di colore, chiaro? L'insalata deve valerli quei 6 euro. Più patate. Di solito aggiungi il sale? Sì. La presentazione è importante. Il colore invita. Che stiano lì finché non hanno terminato. Che succede se vanno in giro? Si spaccano. Una voce che viene da lontano. È tornata in cucina. Ora bisogna mantenere questo aspetto invitante con le patate arrosto. Non è una cosa tanto difficile. Se parliamo dello stile culinario di Charita, è importante che tutto rimanga rustico. Non troppo sofisticato. Una cosa del genere potrebbe farla anche Gavin, il vostro inserviente. È buonissima. Sono in paradiso. Voglio che i vostri piatti appaiano meno complicati, chiaro? Perché il cibo parla da sé. A volte vedo montagne di cibo che vanno in sala, ok? È troppo, è uno spreco. Vieni, assaggia. Però non ti fai pregare. È buona, è l'insalata di zio Gordon? Sì, la chiameremo così. Mescola. Mi fai ridere, come faccio? Stai migliorando. Grazie, chef. Davvero. Non più cibo raffazzonato in piatti freddi. A 14 euro a testa, le nuove proposte saranno deliziose e ben servite. Che stai facendo lì, pollo? Bene. E basta con le riserve congelate. Si cucina al momento. Presentalo bene. Devi venderlo, ricordi? Te lo pagano. Semplice, invitante e irresistibile. Soul food, il cibo dell'anima. Coraggio, coraggio! Muoversi, forza! Mi stai tirando scemo. Ed a 4. Deve essere buono. Puoi dirlo. Lo trovo davvero fantastico. Guarda che magnifico risultato con tutti gli avanzi. Ecco qui, Charita. Abbiamo razziato il frigo e questo è il risultato. E cambia tutti i giorni. Qui ci sono un po' di assaggini di verdure. Maionese, zucchero, aceto per 4 persone. E non dimenticare la zuppa. Resta tutto a disposizione in mezzo al tavolo e rende un po' meno formale l'atmosfera. Il che, per il concetto di cibo dell'anima, va benissimo. Penso che invogli anche le persone a provare cibi nuovi. C'è un piccolo assaggio per ogni cosa. Mi sembra davvero ottimo. E l'idea è che dopo questi assaggi tornino il venerdì o sabato per un pasto completo. Grande idea. Bene, domani dal vivo. Tranquillo. Se dici domani dal vivo, puoi scommettere che sarò vivissima. Allora, ti piace la mia idea? Sì. La crociata è partita. E ora i clienti. È un piatto unico. Lo presentiamo domani sera, nel corso di una grande festa. 14 euro a testa. 3 assaggi. Deliziosi. Sì, perché no? Faremo costine, giambalaya, pollo alla griglia. Biscotti. Portate anche qualche amico. Fantastico. Per domani sera, Charita vuole che il suo locale sia noto in tutto l'Essex. E invitiamo tutti quanti al simpatico happy hour presso il locale di Mama Sherry.
vuole lanciare l'happy hour di metà settimana. Un assaggio d'anima. Assaggio qualcosa anch'io. Sono costine? Voi mangiate e io parlo, ok? Se l'appetito vi stuzzica e volete mangiare come Dio comanda, venite al Mama Sherry Soul Food Shack. Troverete un assaggio d'anima. Tre proposte invitanti in un piatto unico: pollo fritto, jambalaya e altro. Questo è vero cibo dell'anima ed è al giusto prezzo. Quindi vi aspetto nel mio locale a stasera. Grazie per la colazione. La pubblicità è gratuita. Di solito il mercoledì 8 avventori sono già un miracolo. Buongiorno, Mama Sherry's. Ma per questa sera le prenotazioni sono fin troppe. Farò due tornate, un servizio alle 7 e uno alle 9. Va tutto benissimo, tranne che per un dettaglio. Non c'è Brian, non c'è Eddie, non c'è Gavin. Brian sta cercando di trovare una babysitter chissà dove. Se vogliamo lanciare questo posto, bisogna che ci sia più disciplina, perché è una barzelletta. Grande occasione e la cucina è vuota. Dove sei stato? Cercavo una babysitter. Va bene, adesso vai a cambiarti. Ti aspettavo alle 10, eh? Lo so, ma ho dovuto cercare in fretta e furia un'altra ragazza, perché quella di ieri mi ha detto che oggi non era disponibile. Cambiati, diamo un cazzo di senso alla giornata. Speravo che la responsabilità di capocuoco ravvivasse la passione di Brian per la cucina. Sai che ti serve? Un missile nel culo. E il suo impegno per la qualità del cibo e la tempestività del servizio. Perché non peli le cipolle intanto? Sono lì. Brian è più veloce a preparare il polpettone. Ma è ancora troppo lento. Ora lo assaggio per capire se i gusti ci sono tutti. Se è ancora così asciutto, come fai a verificare la consistenza? Hai ragione. Segui la ricetta fino in fondo. Metti il pan grattato e poi verifica. Gesù Cristo. Come perdersi in un bicchiere d'acqua. Meno male che Charita non sa ancora quanto Brian sia in difficoltà. E allora? Praticamente pieno. Che giorno è oggi? Mercoledì? È magnifico. Perfetto, saranno 50, 55. Col cibo guadagni 800 euro, è lo stesso? Sì, sulle bevande. 1600 euro di incasso. Sì. Come per un venerdì, giusto? Come per un venerdì. Flessibilità, eh? Stasera tutti i dipendenti di Charita dovranno dare il 100%. Ok, mi aspetto che ognuno di voi si attenga a semplici regole. Ma non regole dall'alto, regole pratiche, che ci permettono di portare avanti il lavoro nel modo migliore. Tutti devono essere qui in orario. Vuol dire che se il servizio comincia alle 6, voi dovete essere qui un quarto d'ora prima. Fumate la sigaretta, vi cambiate, chiacchierate, bevete un caffè e alle 6 siete in servizio, ok? E poi ricordate che c'è sempre qualcosa da fare. Se non sapete cosa, chiedete a me. La regina ora è tornata. Sì, Charita ha il controllo. E per confermarlo, issiamo la bandiera. Ok. Charita è al comando e l'evento deve essere un successo. Sentite, buon lavoro. Pensate ai clienti, servite il vino e collaborate. Questo è il segreto, ricordatevelo. Coraggio. Prego, prego. Il successo sta nei grandi numeri. A soli 14 euro a testa, Charita deve riempire il locale due volte. Tutto pronto? Nervoso? Sì. Bene, buon segno. Ti cacchi sotto. Brian, Eddie e Gavin dovrebbero preparare il piatto unico piuttosto in fretta, ma stanno ancora pelando le patate. Vi faccio portare un vassoio per due persone. Come antipasto consiglierei zuppa e cornbread. Bene, buon appetito. Purtroppo non c'è più posto stasera. È il primo mercoledì in cui devono mandare via i clienti. Patate affumicate e un po' piccanti. Due tapas al tre. Incrociamo le dita. Il tavolo 7 era di tre persone, ma se ne è aggiunta un'altra, quindi ora sono quattro in tutto. Va già meglio del solito, ma deve essere perfetto. Fermo, togli quella scodella.
Riempila. Cerchiamo di fare le cose con ordine e con metodo, per favore. Una cosa pulita. Chiaro? E per la prima volta Brian non sorride. Non male, ottimo. Quello va in sala, Eddie. E ora, zuppa per 4 e zuppa per 3. E altrettanto per i cornbread. Gavin, pensi tu al dessert, vero? Pollo. La squadra è affiatata. Ascolta, puoi aggiungere una piccola scodella di jambalaya, per favore? E poi posso avere la carne? Coraggio, coraggio, se rallentiamo il passo è finita. La comunicazione è migliore. Quanto ci vuole per questi? Così lo dico al tavolo. 5 minuti. 5? Non di più. Ok. Forza. Allora, sono circa le 8, finora tutto bene. Se continuiamo così, ci va di lusso. Si sono davvero saziati. Dicono che era tutto delizioso, con assaggi e gusti molto invitanti. Sono soddisfatti. Ora porto il dolce. Visto? Tutto pulito. Per dessert, A.D. ha sorpreso tutti con un genuino dolce alle noci. Delizioso. Molto meglio delle autoriparazioni, te lo dico io. Sicuramente costa un po' meno. Ed è 10 volte più gustoso dei dolci fatti finora da Charita. Com'era, buono? Sì, bene. Pare che tutto vada bene, perché Charita non si è fatta vedere in cucina. Riapparecchiamo i tavoli? Tra poco. C'è ancora qualcosa. Dobbiamo raddoppiare la clientela, sì. È importante. Possiamo fare 2 carrelli alla volta? Sì. La pressione aumenta. Non perdiamo il ritmo, ragazzi, organizzazione. Non è ancora perfetto. Un tavolo ha sollecitato. Tenete l'ordine ben visibile sul carrello, è chiaro? Ma è molto più professionale. Non perdiamo tempo, Eddie, coraggio. Sì. Siamo in ritardo. Com'è il clima qui? Caldo, troppo caldo. Non riesco ancora a crederci, ma sembra che Brian si stia impegnando parecchio. Magnifico. Gli piacerà. Piacerà a tutti. Gustoso. Molto. Hai fatto le insalate? Bene. È la prima volta che assaggio qualcosa del genere e mi piace. Tavoli 1, 2, 6 e 4 e poi basta. A questo prezzo non si potrebbe avere di meglio. Coraggio, l'ultimo tavolo è importante come il primo, ok? Torneremo. Torneremo di sicuro. Tutto bene, ma è solo un giorno. Il lavoro comincia domani. Non sapevo se ce l'avrei fatta oggi. Potevo reggere allo stress. O magari crollare. Ma volevo lasciarmi questo giorno alle spalle. Giovedì mattina, si torna al lavoro. Ci manca un po' d'olio. Il pianone della sera prima ha esaurito le riserve. Si riparte dagli ingredienti freschi. È la mia cucina, è la mia cucina! Cibo genuino che arriva dal cuore. Alleluia! Ascolta, avevamo un obiettivo, ma non l'avevamo ancora raggiunto. 1200. Io ne volevo 1500. Ma a fine serata erano anche di più. 1600 euro. E questo lo dobbiamo anche a loro. A dicembre ho trascorso una settimana al Mama Sherry's Soul Food Shack ed è stata un'esperienza unica. Ho sfamato Gordon Ramsay e ha pulito il piatto! Niente disciplina. Se arrivassi al lavoro mezz'ora dopo nella mia cucina, ti spedirei a casa a cercarti un nuovo lavoro. E un debito di 100.000 euro. Ogni minuto che passi qui ci rimetti. Fanculo. Ho richiamato lo chef all'ordine. Non sorridere né ridere. Serio. Sai che ti serve? Un missile nel culo. E ho indicato a Charita la sua strada. Se non ti stacchi dalla cucina, ti assicuro che il locale chiude. Come si chiama? E io sono mamma. Insieme, in una settimana, abbiamo raddrizzato la situazione. Visto? Tutto pulito.
È un mercoledì sera e spero che mamma sia contenta di rivedermi. Ciao! Oh mio Dio! Zio Gordon! Vedo che sei in sala. Certo. Dove dovrei essere? Mai più in cucina, sai, l'happy hour. Funziona? Certo, guarda, se fossi venuto ieri avresti trovato il pienone. Anche sopra, martedì, sopra e sotto. E col personale come va? Meglio, vedi, ora Lauren è in divisa. Ciao, eri in ritardo? No, 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 anzi, ero qui in anticipo. Davvero? Sì. E Brian dov'è? Di sopra, esattamente dove deve essere. Lo saluto. Certo, fagli una sorpresa. Brian ha risolto il problema della babysitter. E Charita ha potuto assumerlo a tempo pieno come cuoco. È un uomo nuovo. Come va? Tutto bene? Piacere di rivederti. Anche per me. Nei giorni feriali gestisce la cucina da solo e con molta responsabilità. Non credo ai miei occhi. Non raffazzoni più le cose una sull'altra, ma le sistemi in modo ordinato. Sì, mi trovo meglio. Molto meglio. Che ti è successo in soli due mesi? Vedi, quando mi hai conosciuto, ero in un periodo di transizione. Avevo proprio bisogno di quell'esperienza. Il Signore è sceso e ti ha toccato? Tanto di cappello a Brian. Il vassoio che ha preparato ha un aspetto davvero invitante. Come antipasto vi consiglierei o una porzione di nachos o la zuppa. Nachos, 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 nachos. 5 nachos. Quanto ci metti ora a preparare i vassoi? Direi non più di 6 o 7 minuti normalmente, a volte 5. Veloce? Il più possibile. Sei un fulmine. Beh, non proprio. Il segreto è mantenere il ritmo. Se perdi sicurezza è più difficile recuperare, ma ora lavoro qui tutti i giorni e al momento sento che sono concentrato al massimo. Ce la faccio. Il personale è efficiente e i clienti apprezzano i miglioramenti. In affari è il massimo. Qui avete jambalaya con carne, ali di pollo, costine alla griglia. Gli incassi di gennaio sono saliti del 60% rispetto all'anno scorso, malgrado la chiusura del lunedì. E sabato scorso Charita ha curato 3 servizi consecutivi, per un totale di 105 clienti. Mi sarebbe piaciuto vederti alle prese con 105 clienti affamati. Hai fatto il passo di Michael Jackson. Non ho avuto neanche un secondo di pausa. Ok, e ora un assaggio d'anima. Grazie. Vediamo che cosa c'è per te stasera. Bravo, Brian. Molto. Finalmente ha acquisito sicurezza in se stesso e si vede. Fammi dare un'occhiata al tuo menù. Hai visto che bello? Fantastico. E ho anche speso 2 parole per spiegare ai clienti come intendo la cucina. Gradevole. Se penso al poema che era prima, molto pesante, pieno di stronzate. Sì, praticamente era come un libro. C'era troppa roba, inservibile. Succede che ho molta gente durante la settimana che non vede l'ora di prenotare per il weekend, perché sa che troverà la stessa qualità. Non ne hanno mai abbastanza. Ricordo che eravate molto in ansia perché il locale non funzionava. Ma adesso lo stress è andato. Senza dubbio, perché vedo un futuro davanti a me. Prima non lo vedevo, ora ci metto molta più passione. L'ho notato, ora hai una direzione. Sì, ho una strada che so dove conduce. Hai imparato a fare la torta perfetta, il pan di Spagna? Sì, certo, non lo dimenticherò mai quello. Quindi, se dovessi rifarlo ora, come verrebbe? Certo, molto meglio del tuo. Puoi scrivere un manuale. Lunga vita a mamma Sherry e alla sua cucina. Tornerò senz'altro.